Uomini e donne, puntata di oggi. L'alchimista indispettito abbandona. Nella puntata di oggi di Uomini e donne è tornata in studio in qualità di ospite Pamela. La donna è scoppiata in lacrime per via della fine della relazione con Enzo. Nella puntata però sono successe tante altre cose che avevano soprattutto a che fare con Giovanna. Ecco che cosa è successo nello specifico. La puntata si è aperta con alcuni altri battibecchi su Gemma e sulla sua relazione. Sirius ha rifiutato di ballare con Valentina, anche se ha sostenuto di trovarla una bella donna. Gli opinionisti hanno detto che si comporta così soltanto per via di Gemma, ma Nicola ha risposto che non è quello il suo problema, visto che non è né sposato né fidanzato con Gemma. Si è però immediatamente passati all'ingresso di Pamela Marretta, che doveva essere presente insieme ad Enzo, per parlare ancora una volta del loro addio. Maria De Filippi, dopo l'ingresso di Pamela, ha però spiegato che Capo ha deciso di non presentarsi per non avere più alcun genere di rapporto con lei. Ormai Enzo ha preso una decisione drastica e non intende cambiare idea. Pamela è rimasta basita, ma ha subito detto che secondo lei c'è sotto qualcosa e non si sa perché. Non è possibile che l'amore che lui diceva di provare sia finito improvvisamente e quasi senza motivo. Dopo la barretta è scoppiata a piangere e non è riuscita a tranquillizzarsi, così anche la De Filippi le ha detto che lei è una donna giovane, con un figlio e dovrebbe voltare pagina. È anche intervenuto Armando per dire che in realtà secondo lui Enzo la ama davvero e non bisognerebbe quindi arrendersi. Secondo Gianni invece era evidente che Capo non provasse più nulla per lei. Pamela ha dovuto lasciare lo studio senza quindi incontrare Enzo. Entrano poi in studio Giovanna, Sammy ed Alessandro. Subito Sammy si dimostra molto aggressivo e si risente per quello che era accaduto nella puntata precedente, in cui Giovanna aveva rincorso Alessandro e non era presente al momento della videochiamata con lui. I due hanno continuato a litigare ed è persino intervenuta Veronica, dicendo che nonostante questi forti scontri, secondo lei è evidente che c'è chimica e che sembrano quindi proprio una coppia. Giovanna ed Alessandro hanno invece parlato più tranquillamente e l'abate ha sostenuto che se l'aveva mandato via era soltanto per proteggerlo. Poi la ragazza ha confermato che possono continuare la conoscenza e il percorso insieme, quindi ha cambiato idea su ciò che aveva detto in precedenza. Sammy ha detto che il suo problema è anche che non sopporta le critiche di Alessandro. Maria De Filippi è poi intervenuta per chiarire che l'alchimista ha deciso di non presentarsi in esterna e che per questo Giovanna e lui non si sono più visti faccia a faccia. Quest'ultimo ha mandato una lettera per dire che si è risentito quando l'ha vista inseguire Alessandro perché si è comportata come una ragazzina confusa. Giovanna si è molto irritata perché ha detto che non è una motivazione valida per interrompere un rapporto e per non presentarsi in un'esterna. A quanto pare quindi la loro relazione sembra essere sul punto di finire. Pare proprio che l'alchimista sia intenzionato ad abbandonare. Che cosa ne pensate? Giovanna non avrà neppure la possibilità di vedere dal vivo l'alchimista senza la maschera? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.